Oggi scopriremo insieme la subscription box di Sophie & Toffee, che si chiama The Elves Box. E niente, mi è arrivata praticamente adesso quella di novembre, perché purtroppo non so se era bloccata in dogana, non lo so. E quindi mi è arrivata adesso, la apriamo adesso. Allora, questo qua è tutto pluriball praticamente, se vedete. E niente, apriamola subito. Volevo prendere le forbici perché sennò io sono negatissima a cercare di strappare. Speriamo di non rovinare la scatola. La scatola che è super carina oltretutto. Vedo già dei colori fantastici. Eccola qua. Oh, ma che carina, mi sa che l'ho aperta al contrario. Sì, infatti The Elves Box by Sophie & Toffee. Questa qua è la standard, non è la premium, quindi non c'è il gadget in più. O lo stampo in più o qualcos'altro. Ok, vediamo subito. Qua c'è praticamente... No, non voglio vedere cosa c'è. E basta un grazie, un biglietto con scritto grazie per la tua iscrizione. No, aspetta. Look for your next coming your way. E questa qua è appunto quella per la box di dicembre. Ma cosa che c'è scritto? Istruzioni. Ok, non guardiamo cosa c'è dentro. E basta, passiamo. Oh, che carini! Mi piace già un sacco come il pacchetto così. Allora, ci sono dei brillantini azzurri, tipo olografici, molto carini. No, non sono brillantini, proprio delle fogliottine olografiche. Poi c'è una lucina a LED, ci sono i soliti stecchetti per mescolare la resina, c'è sempre il contenitore per la resina, per mischiare la resina, morbidissimo. Poi ci sono i soliti pluriball super colorati. Ops, fatto cadere in giro. Poi c'è la resina epossidica A e B, che è praticamente in proporzione 1 a 1, quindi se metti 50 di uno metti 50 dell'altro. E alla fine c'è questa scatolina qua che mi ispira un sacco. Io devo dirvi la verità, l'ho già visto, cioè lo so già che cos'è perché l'ho visto nei video, purtroppo essendomi arrivato anche in ritardo, ho già visto che cosa è questo, però non lo dico. Vediamo se riesco ad aprirlo finalmente. Io e i pacchetti. Sposto questo qua così almeno riesco ad avere lo spazio adatto per aprirlo. Aiuto! Mettiamolo fuori. Ma è, comunque è pesantissimo, eh. È super pesante. Oh, ma cioè, è veramente super pesante. È un big mold. È uno stampo gigantesco. Oh, ma è morbidissimo, mamma mia. Io adoro questi stampi qua. Poi io starei lì come se fossero... Come si dice? Adesso non mi viene in mente la parola. Come se fossero dei... Non degli squishy, degli antistress. Starei lì tutto il giorno a tastarli, questi qua morbidosi. Comunque, in teoria è un castello. Se vedete. Perché io l'avevo già visto appunto nei video, perché purtroppo mi è arrivato tardi questo qua, ed è un castello. Praticamente, vediamo subito se c'è qua. No, non lo fa vedere comunque questo qua. Poi nella premium ci sarebbero stati anche questi qua. Io in teoria volevo prendere la premium, cioè ci ho pensato dopo a prenderla, soltanto che ormai avevo già pagato questo, ho detto vabbè, ormai pace amen. E niente, io adesso... proverò a fare questo stampo e poi vi farò vedere il risultato. Comunque è morbidissimo, ragazzi, ed è pesantissimo, non so, pesa tipo 10 kg sto stampo. E però è bellissimo. Proverò a farlo e inserirò dentro sia questi qua olografici che la lucina e vedremo che cosa ne uscirà fuori. Poi vi farò vedere. Thank you.
dico qua il risultato. Allora, ci ho messo il fiocco di neve davanti, questo qua. Poi le perline qua sopra, in modo tale che venisse comunque un po' più carino. Ho animato questa parte qua che adesso, vabbè, dopo luciderò con il lucido finale. E niente, stavo pensando se metterci o meno questo cuoricino qua, però alla fine ho deciso di non mettercelo. Perché comunque, secondo me, è molto bello anche il dettaglio del fiocco di neve. Cioè, se vedete, in traslucenza. E questo qua è il risultato finale dopo averlo decorato. Secondo me è venuto molto, molto carino. Proviamo ad accenderlo. È bellissimo. Guardate come si vede il fiocco di neve, poi, da acceso. Si vede benissimo. Ecco, l'unica cosa è che voi, appunto, cioè non lo vedete bene, non lo vedete proprio benissimo, benissimo dal video, comunque. Così illuminato. Quindi adesso lo spengo. Ecco qua. Spero che il video vi sia piaciuto e anche come ho decorato alla fine il castello, le parti del castello che non mi piacevano. Siamo le palline, non stavano su drittissime, quindi alcune sono venute un po' storte. Però nel complesso mi piace tantissimo, è venuto molto bene. Proverò di nuovo a farlo questo castello perché voglio farlo multicolor, voglio farlo tipo tutto color pastello e sono curiosissima di vedere il risultato con voi. Niente, io adesso vi saluto. Ciao a tutti, alla prossima!